Timaia, codice Dresda, custodito appunto a Dresda in Germania, e il codice delle eclissi e dei transiti di Venere. Mi sembra che sono 72 fogli, una settantina comunque, vedete, in uno c'è questo disegno qui, con dei numeri, e questo, vedete, è la morte seduta su un trono di ossa che ammonisce l'umanità. E dice: guai a voi della terra, verrà la fine dei cavalieri giaguaro e l'inizio di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente, e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Ma la cosa pazzesca è che i Maya dicono: l'11 luglio del 1991, ovviamente data Maya riportata nel calendario, ci sarà un'eclisse sopra il Messico, territorio loro. Durante questa eclisse, i signori delle stelle daranno un segno che sancirà l'inizio della fase finale del contatto massivo. Siccome l'11 luglio del 91 è passato da un pezzo, l'eclisse c'è stata, questa è una foto reale di tutte le fasi, è stata una delle più lunghe della storia, mi sembra oltre 7 minuti, e durante l'eclisse si è manifestato un disco volante che è stato filmato da oltre 100 persone, perché già esistevano le telecamere domestiche, le prime VHS. La TV messicana ha fatto un appello e questo è il filmato più, diciamo, chiaro, ma ce ne sono stati anche altri, che l'oggetto, vedete, si parte sottostante in ombra, superiore, illuminata dal sole, sembra ruotare su se stesso, vedete, ma in realtà è il campo energetico che lo mantiene in stato di antigravità che genera questo effetto. Questi sono altri filmati che dimostrano che l'oggetto è stato visto, poi a volte mi va, a volte no, non ho capito, però c'è la slide finale, sono una serie di fotogrammi che mostrano che l'oggetto durante la fase di buio dell'eclisse si illuminava di luce propria, quindi era visibile anche lì. Come facevano i Maya? Chi gli ha detto che loro quel giorno lì avrebbero dato quel segno? Infatti a partire da quell'anno è iniziata un'escalation e oggi siamo ai blocchi degli aeroporti, siamo ai sorvoli di grandi città, cioè incominciano a entrare senza chiedere il permesso nella realtà pubblica.